è tra le principali attrattive di questa edizione del Natale più di Fano. È il trenino, desiderato, sognato, voluto fin da quando il Natale fanese è diventato Natale più e quest'anno finalmente è arrivato. Il Brico Express mette tutti d'accordo, grandi e piccini, per motivi diversi, ma sicuramente durante il tragitto sia gli uni che gli altri troveranno certamente soddisfazione e divertimento. Il Brico Express girerà attorno al centro storico di Fano e darà la possibilità di utilizzare nei giorni previsti i parcheggi periferici della città per potersi godere lo shopping natalizio o solo anche una passeggiata tra le vie illuminate del centro senza avere l'assillo ed il pensiero del parcheggio. Naturalmente sono 8 tappe, 8 fermate. Si parte qui dal Foro Boario alla mattina dalle 8:30 alle 12:30. Questi sono gli orari, il mercoledì. Il sabato e la domenica sempre 8:30, 12:30, sabato e domenica anche pomeriggio dalle 16 alle 20. Si parte qui dal Foro Boario, poi si va alla stazione, poi si va di fronte alla Bella Napoli, di fronte al parcheggio Van Vitelli, poi le mura si va a Pista del Ghiaccio, poi alla Rocca, dalla Rocca andiamo al Pincio, dalla Pincio dove c'è il parcheggione della caserma, poi da lì entriamo in via Cavour, ci fermiamo davanti il Barberto, poi da lì a San Patrignano torniamo qua. In ogni punto c'è un cartello 70% dove ci sono gli orari e le giornate che funziona il trenino. Il percorso dura una ventina di minuti e oltre a collegare i parcheggi principali attorno alla cintura del centro storico di Fano, dà la possibilità a coloro che salgono su questo trenino di guardare le principali attrattive e monumenti della città di Fano. E magari si scende, si visita il posto dove si è arrivati e si risale per finire il giro. È sicuramente un modo nuovo per vivere il Natale in città, come avviene anche in altri luoghi. Inoltre si toccano anche le maggiori attrattive di questa edizione del Natale, oltre che i monumenti di Fano, come Magic Sand o la fantastica pista di ghiaccio, per poi arrivare da via Cavour nel cuore della città. Ecco, per chi parcheggia qui, se vuole andare con un euro, fino a 12 anni i bambini non pagano, perciò pagano solo i grandi. Uno fa tutto il giro, le tappe che vuole, la fermata, e praticamente poi se uno vuole quel biglietto che uno ha in tasca, va al Brico, gli viene restituito l'euro, in più un'altra promozione del Brico, che se uno fa una spesa per il mese di gennaio di 100 euro, con quel biglietto ha 20 euro di sconto.